secondo video dedicato al digiuno. Siccome il digiuno è una delle cose che ultimamente viene più studiata e di cui si sente anche molto parlare in maniera corretta e non, ho deciso di dedicarmici, come sempre sperimentandolo sulla mia pellaccia, vero? Io lo faccio di prassi, come già ho detto, ogni qualche mese faccio 2 giorni o 3 di completa interruzione dell'alimentazione. Bevo solo un sacco di acqua, quello sì, non me la faccio mancare. Questo include anche qualche caffè, qualche tè, ma ovviamente senza nessun tipo di dolcificante che abbia un minimo di calorie, dallo zucchero al miele, neanche quello metto, pur essendo un buon dolcificante. Non metto neanche quelli artificiali perché quelli spaccano la flora batterica, e in più ho l'idea che bisogna dare un reset netto anche alle abitudini. Ragazzi, siamo tanto abituati a mangiare di più di quello che ci serve strettamente, e diciamocelo, il fatto di spaccare questa abitudine mentale di sicuro ci fa anche bene a livello, come dire, spirituale, no? Cioè, almeno non siamo controllati dal corpo, ma siamo noi che controlliamo il corpo. Tra l'altro, resta da dire che il digiuno non è affatto una cosa distruttiva o poco salutare, come dicevano tempo fa alcune persone, alcuni biologi. Non è così male, anzi fa un sacco di bene, e a quanto pare gli studi scientifici che si sono fatti sul soggetto sono buoni. Allora, come sai, sto facendo un digiuno di 2 giorni e mezzo e adesso è arrivato il primo momento in cui sarebbe l'ora di mangiare, se andassi con le abitudini di tutti gli altri giorni, no? Allora, ho cenato ieri notte, ieri sera alle 8, quindi ora sono circa le 2 del pomeriggio. Ho fatto 12 più 6, 16 ore di digiuno. 12 più 6 fa 18 ore di digiuno. Probabilmente il digiuno mi ha tolto la lucidità per fare i conti. No, non ancora. Ho saltato la colazione stamattina, ma sinceramente saltare la colazione non è tanto difficile, non è gravoso, perché la mattina quando ti svegli i vari ormoni sono quelli dell'attività, quelli che ti fanno andare, ti fanno funzionare il sistema simpatico, il sistema nervoso autonomo simpatico, ne parleremo. È quella parte del sistema nervoso autonomo, quindi che funziona al di là della tua consapevolezza e del tuo controllo diretto, che fa sì che tu sia predisposto ad attaccare, cacciare, procurarti il cibo, lavorare nel nostro caso. E in questo momento l'aspetto ormonale e nervoso rende facile mettere da parte la fame, perché la fame invece è qualcosa che richiede un altro funzionamento, ok? Non puoi mangiare mentre insegui un leone o mentre scappi da un leone, per ragionare con le logiche ataviche dei nostri antenati, giusto? Di base il nostro corpo è molto simile a quello dei nostri antenati, cosiddetto uomo delle caverne o uomo antico. Quindi per noi cosa significa? Che digiunare al mattino non è poi tanto gravoso. Adesso invece sono arrivate le 2, sarebbe il momento di mangiare, e in effetti i miei succhi gastrici si stavano preparando al pranzetto. Sai cosa mi sono accorto? Che una rottura di scatole terribile, perché non mi ero programmato di fare qualcosa di particolare. Avevo appuntamento con una persona in un centro commerciale, tra l'altro non l'ho trovata, ma lì è pieno di ristoranti, bar, pubblicità di cibo. Che fastidio! Cioè, è stato un fastidio dire, ma sarebbe bello adesso sedersi, mangiarsi una di queste buone pietanze. Invece no, cioè il digiuno. Se restavo in ufficio era meglio, non vedevo neanche tutti questi stimoli, sarebbe stato una cosa migliore. Però ripeto, tutto congiura affinché mangiamo. Le nostre abitudini, i nostri orari, la pubblicità, i negozi o i posti dove frequentiamo, che contengono un sacco di cibo, ovviamente. Quindi è più un aspetto psicologico quello che rende difficile digiunare, probabilmente. Quindi adesso comunque ti dico, la cosa è ancora facilissima da controllare. Non ho nessun tipo di vertigine o sensazione di ipoglicemia, solo questi succhi gastrici che hanno lavorato per nulla e si erano già preparati al pranzetto, li ho calmati con un mezzo litro d'acqua naturale, quindi poco male. Ti dico già, per l'esperienza che ho fatto in altri digiuni, che invece il secondo giorno o la fine del primo giorno un po' di, come dire, di ipoglicemia ti viene, e questa si può manifestare sotto vari aspetti, tipo potrebbe girarti un po' la testa, potresti sentirti anche particolarmente calmo e rilassato. Cioè, ci sono anche delle sensazioni molto piacevoli legate al digiuno. Ci sono persone, da quanto so,
che praticano il digiuno per migliorare appunto queste sensazioni, l'umore e così via. Lasciare ogni giorno che il corpo sia senza cibo per circa 16 ore, 18 ore, è un regime alimentare chiamato digiuno intermittente. Delle persone lo fanno di prassi, quindi di prassi mangiano dalle 2 del pomeriggio alle 8 di sera, concentrano tutte le calorie che assumono e poi restano 16-18 ore senza mangiare. Questo è un modo per simulare almeno in parte l'effetto del digiuno. In effetti, per queste ore qui il corpo è costretto a ricorrere ad altre vie metaboliche, che è uno dei vantaggi che dà il digiuno. Si trova in situazioni di ipoglicemia, ma si arrangia a produrre l'energia in altri modi, e un po' di autofagia avviene. Tra l'altro, quando sei a digiuno, un sacco di batteri che non sono più stimolati, non sono più, come dire, impegnati a mangiare tutto il cibo che gli mandi dentro, si calmano e lasciano spazio ad altri batteri che invece sono più bravi a ripulire la mucosa gastrica, la mucosa intestinale. Insomma, c'è un reset, fa bene, è inutile dire di no. Ho già detto che non è una cosa per tutti. Se uno è malato o ha una situazione di qualche tipo che riguarda la salute, deve rivolgersi a un medico, magari un medico informato sul digiuno, che quindi gli consiglierà di fare il digiuno, ma con le sue modalità. Ma se sei diabetico, se sei malato o cose del genere, o un ragazzino, non si fa il digiuno improvvisando, chiaro? Bene, allora dai, ti continuo a tenere informato con i vari videuzzi di questi 2 giorni di digiuno. Sinceramente mi sento completamente in forze e vedrai che adesso vado a farmi anche una corsetta, se il ginocchio permette. Il problema non è il digiuno, il problema è il ginocchio, che oggi mi devo anche sforacchiare per fare delle infiltrazioni, perché anche là sto facendo dei collaudi di tecnologie nuove per creare la ricrescita di alcuni tessuti danneggiati. A danneggiarli ci ho pensato io, adesso forse la scienza medica mi dà una manina a rigenerarli. Vediamo come va. Ciao e al prossimo. Bye bye.